Buongiorno. Allora, infatti andiamo ad esaminare questo rapporto del 2023 che è stato riportato appunto da un sacco di giornali, no? Io soprattutto ho controllato quello che era possibile, perché si trova solamente un rapporto, questo rapporto di 16 pagine, no? Ma per capire bene bisognerebbe averlo tutto, no? Questo rapporto si chiama Indagine Grandi Carnivori. Io ho cercato di ottenerlo, ho chiamato la RAV, che è una delle associazioni che ha commissionato questo studio. Ho contattato la Savanta, che è questa ditta inglese che fa sondaggi e ricerche di mercato, per chiedere di ottenere lo studio, o almeno di sapere gli intervistati. Quanti di quali comuni fossero della zona, no? E poi vi spiegherò perché. E le domande, perché si sa che quando si fa un sondaggio, a seconda di come si pone la domanda, si può ottenere un risultato o un opposto. Io l'ho chiesto a ambedue, sono passate alcune settimane e so che non è arrivato niente e non credo che arriverà mai. Allora, questo rapporto dell'indagine sui grandi carnivori è stato commissionato da animalisti, ambientalisti, per esempio dalla Fondazione Brigitte Bardot, dalla RAV e altre sette, sempre dello stesso tipo, no? E hanno commissionato questa Savanta inglese, no? Le associazioni animaliste si valgono molto in questa Savanta, no? Per esempio, hanno fatto un sondaggio, no? Chissà come mai vanno tutte a loro favore. Comunque, non so, sul divieto dell'uso degli animali nei circhi, vivisezioni, così via. Insomma, si serve di questa Savanta, no? La cosa già suona strana, no? Perché, insomma, se voi andate in un ristorante spesso, no? Ripetutamente significa che vi trovate bene, no? Vi piace la cucina, quello che vi danno vi piace. Addirittura se andate spesso, ormai conoscono i vostri gusti, la bistecca più cotta o meno cotta, più salata o meno salata, più preparata o no. Vi danno quello che sanno che voi gradite. E questa Savanta ha dato loro quello che più gradiscono, no? E la cosa è sospetta in pratica, perché se no i soldi avrebbero portati a qualcun altro, no? Se li portano sempre loro, perché sono soddisfatti, no, dei risultati. Allora, questo sondaggio, praticamente io ogni tanto qualcosa devo leggere, perché essendo un sondaggio, statistiche percentuali, ci sono dei numeri e non me li ricordo. Comunque il sondaggio mirava a esplorare gli atteggiamenti e le percezioni dei residenti nelle comunità rurali, e poi spiego, verso grandi carnivori e le pratiche venatorie. I cacciatori ce li devo mettere sempre dentro, ovviamente. In pratica cercava di raccogliere informazioni sul complesso rapporto fra le popolazioni rurali, no? E la convivenza con i grandi carnivori. Ok, a parte il primo dubbio che vi ho detto poc'anzi, no? Cosa hanno fatto questi signori commissionando? Hanno fatto fare questa indagine in 10 paesi europei, no? Esattamente dove? Germania, Francia, Spagna, Italia, Polonia, Svezia, Romania, Paesi Bassi e Belgio, no? Per ogni stato hanno intervistato, ma online, 1.000 persone. Quindi l'Italia, non so, 60 milioni di abitanti, hanno intervistato 1.000, no? Ma se voi notate, dato che tutti questi numeri poi insieme fanno una percentuale, no? Chissà perché sono andati a inserire appunto nel sondaggio, quindi con quota ognuno di 1.000 intervistati, i Paesi Bassi, per esempio, i Paesi Bassi che è l'Olanda, quella che noi chiamiamo Olanda. Sapete quanti lupi ci sono? In tutti i Paesi Bassi ci sono 15 lupi, 15. In Belgio addirittura ce ne sono 9,
9 lupi in tutto il Belgio e Danimarca molti di più, ossia quanti? 14. Ecco, queste le domande fatte a queste persone, che ovviamente hanno molti meno problemi degli stati invece dove i lupi sono tanti. In Italia sono almeno secondo una stima, un monitoraggio che ha suscitato molte perplessità. Comunque, secondo il monitoraggio fatto in Italia nel 2021, ce ne sono almeno 3.307. Ecco, mettetevi a confronto con i 9 del Belgio e capirete che le risposte sono diverse, no? Perché non hanno certo dubbi per le strade come noi, nei centri dei paesi. Allora, fatto sta, l'Italia, per chi non lo sapesse, è ormai lo Stato in Europa che ha più lupi, anche rimanendo con questi 3.307 stimati nel 2021 con dati precedenti di 2 anni, anche con quelli dichiarati dall'ISPRA, che è una relazione scientifica del Ministero dell'Ambiente, anche così con 3.307 mediamente, no, perché c'è una forchetta, diciamo più o meno, è lo Stato con più lupi di tutta l'Europa, più della Romania, che si ferma a 2.500-3.000, e più della Spagna, che è su per giù allo stesso livello. Quindi l'Italia ha più lupi di tutti i paesi europei, avendo però un territorio molto più antropizzato. Pensate solamente alla Romania, sono gli spazi in Svezia, praticamente tutti in città, e per il resto del territorio sono boschi dove praticamente non vive nessuno. Da noi invece ci sono città e popolazioni numerose. Allora, qual è la prima incongruenza? Che facendo questo sondaggio, gli intervistatori hanno chiesto alle persone se vivevano in una zona rurale. Cioè, non è che gli intervistatori hanno detto: allora abbiamo fatto un controllo, lei vive in una zona rurale. No, sono stati loro a chiedere alle persone, io sfido chiunque a dire se vive in una zona rurale, in un comune rurale o no, perché non è così semplice. Per l'OCSE, zona rurale o comune rurale è quello che ha una popolazione massima di 150 abitanti per chilometro quadrato, ok? Fino a 150 persone per chilometro quadrato è un comune rurale, no? E quindi le persone non potevano saperlo, perché io stesso vivo in un paesino, intorno a me ci sono golene, boschetti, prati grandi, immense, piantagioni di mais, ci sono le pecore, ci sono i cinghiali, ci sono pure i lupi, e sto a 25 km di Milano. Li hanno filmati e seguiti i carabinieri dentro il paese, tanto per farvi capire. Però il mio, per esempio, anche così non è un comune rurale perché ha 500 abitanti per chilometro quadrato. Ora, ripeto, andando a chiedere alle persone, questi si guardano fuori dalla finestra e dicono: certo, sono una zona rurale, vedo campi da tutte le parti, boschetti, sono una zona rurale. Invece no, perché e poi capita come nel caso che vi ho detto io. Però qual è uno degli inghippi? Che ci sono delle città che sono rurali, e cui ovviamente la gente non incontra gli orsi e i lupi in Piazza del Duomo, no? Perché il sondaggio è stato fatto solo sui comuni rurali, su richiesta. Se è il comune rurale, sì, boh, pronto, via, cominciamo. Allora, per esempio, se voi abitaste a Ostuni, no, nel sud, Ostuni ha circa 30.000 abitanti, ma ha 134 abitanti per chilometro quadrato. Assisi ne ha 28.000, per esempio, ma ha densità di 148 abitanti, quindi sempre sotto i 150. Spoleto 37.000 abitanti, ma ne ha 104 per chilometro quadrato. Orvieto addirittura 69 abitanti per chilometro quadrato. Ora, se questi intervistatori, perché non hanno comunicato quali erano i comuni e zone, no? Chiamassero un comune rurale, immaginiamo Ostuni, Orvieto, Spoleto, sarebbero a posto con le indicazioni del sondaggio.
Però, ripeto, quella gente, gli abitanti, direbbero che non hanno nessun problema con i lupi, perché in città i cittadini che stanno lì non vedono i lupi. Cioè, può capitare un caso eccezionale in una di queste città che una notte entra un lupo spaesato, ma certo non hanno lupi per le strade o a stretto contatto come capita per gli allevatori che stanno veramente in campagna, no? Quindi questo già sfalsa tutto. Primo trucchetto, eh? Adesso guardate questa slide, c'è questa slide dello studio e se vedete c'è questo, ci sono questi tre cerchi, quello a sinistra praticamente riguarda l'aperta campagna, 12%, il 25% del secondo cerchietto sono i comuni rurali con meno di 1000 abitanti. E ben il 60% del terzo cerchietto sono i comuni rurali da 1000 abitanti su. In su, salite quanto volete, sempre dentro, perché ripeto, anche Orvieto, Ostuni, i vari paesi che vi ho detto, che sono città, rientrano dentro con le stesse problematiche che vi ho detto. Non andate al supermercato e vi trovate i lupi al centro di Spoleto. Però li hanno sentiti, quindi chiaramente questo sfalsa tutto il sondaggio, no? A parte il fatto che io in matematica andavo malissimo da bambino, però non so, io facendo il conto, 12% più 25% più 60%, i tre cerchietti arrivo al 97% e non al 100%, no? Qualcuno si è rubato il 3% che manca. Senza contare che poi quando scrivo aperta campagna 12%, comunque sia queste campagne possono essere pure nel deserto, ma fanno parte di un comune e quindi avrebbero dovuto essere messe nei comuni più o meno. Boh, non so come ho fatto questo sondaggio che, ripeto, nessun giornalista o altra gente non, di parte, nessuno è andato a leggersi le cose come ho fatto io, perché se no credo, a meno che non fossero prezzolati, comprati, se no avrebbero notato questa cosa. Allora, poi c'è un altro aspetto. Il sondaggio, si dice, allora, devi chiamare 1000 persone in Italia, no? Contattare 1000 persone in Italia, e va bene, basta sia in Italia. Ma sapete, immaginate quanti comuni rurali ci sono in Sardegna, in Sicilia o anche sull'isola d'Elba, no? È chiaro che andando a contattare questi, che sono italiani, rientrano nel sondaggio, sono nei comuni rurali, quindi va bene, chiedendogli, ma voi avete problemi con orsi e lupi? Quelli dicono no, aveste nulla al contrario vedendo, quelli non hanno neanche mai visto un orso e un lupo, dico, ma sì, poi stanno quello che gli fa vedere la televisione, no? Perché orsi e lupi in Sardegna non ci sono mai stati. In Sicilia il lupo è estinto negli anni 50, non hanno la minima idea. Quindi, se uno va a contattare queste grandi isole, tutti daranno un parere favorevole. No? E quindi, questo è un altro trucchetto: beh, se non comunichi i comuni dove stanno le persone che hai contattato, mi prendi in giro, no? Perché, se volete fare una prova, fate così: in Sicilia il lupo è estinto dagli anni 50, no? E quindi vi diranno va bene. Provate a dire, dato che si è estinto dagli anni 50, reintroduciamo il lupo in Sardegna. Provate a farlo e poi vedrete cosa vi capiterà. Quindi, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare proprio. Allora, di questo sondaggio, sapete qual è la percentuale di allevatori che sono stati contattati? Il 20%. Quindi l'80% sono tutte persone che non c'entrano niente, che non hanno contatti, interazioni con lupi, orsi o linci, perché parla anche di questo sondaggio. Non hanno la minima idea, non hanno neanche mai visto un lupo, probabilmente. Però la maggior parte del sondaggio è questo 80%. Infatti, questo 20% è suddiviso, come vedete in questa slide, sempre dello studio, no?
Gli allevatori di pecore sono solo il 3%, sono quelli che hanno più danni, no? E il 7% è galline, vabbè, il 3% i bovini, e il 7% fa caprini, suini, maiali e conigli, no? Che, ripeto, non sappiamo dove stanno questi, eh? Perché, ripeto, se chiamate un allevatore del Belgio, dei Paesi Bassi, e gli chiedete qual è il problema con i lupi, con questi quattro gatti di lupi che hanno, non vi risponderà mai come un allevatore dei paesi invece dove ci sono un sacco di lupi. Non solo l'Italia, ma anche la Germania, la Francia, che ne hanno meno di noi, certo non vedranno come i belgi o gli olandesi, no? Però se li metto dentro io faccio tutto il risultato, no? Quindi hanno sentito il 20%. Allora, per giustificare, credo, un po' di più, hanno detto, sentiamo anche i proprietari di animali da compagnia, no? E infatti, se vedete nella slide dopo, c'è questa, proprietari di animali da compagnia, quindi animali da compagnia. Non stiamo parlando di branchi di cavalli allevati bradi sull'Appennino, che magari potrebbero essere magari pure edri, predati dai lupi o dagli orsi, no? Ma qui si parla di animali da compagnia. Se io ho un cavallo come animale da compagnia, d'affezione, diciamo così, non credo che lo si tenga in casa fra sgabuzzino e cucina, ma lo si tiene nel centro ippico, protetto, o lo si tiene nella stalla vicino alla villa o alla casa, cioè non libero, no? In modo che possa essere attaccabile da questi predatori, perché è da compagnia, non da allevamento. Stessa cosa per i cani, il 42% sono stati intervistati, il 42% degli allevatori di cani, ma cani da compagnia, non i cani da lavoro, il cane da pastore che si scontra col lupo, viene ucciso, uccide, che ha proprio questo problema. Non i cani da guardia, delle cascine, delle baite, che possono avere queste interazioni, no? Con questi predatori. Perché quelli sono cani da lavoro, ma i cani a compagnia sono quelli che spesso, quelli che vedete con i cappottini graziosamente rosa, portati a spasso, no? Coperti pure dall'ombrello. Ecco, se chiedete a queste persone che presumibilmente stanno in città o nell'appartamento settimo piano o tengono i cani nella villa con la recinzione tipo Gulag, è chiaro che questi diranno che non hanno nessun problema. Stanno in città, capito? Se stanno soprattutto in quei grandi, quelle città che vengono spacciate, perché di fatto lo sono come centri rurali, quelli non hanno il lupo che gli porta via il cane. Può capitare nel paesino, come è capitato a Palombara, in Abruzzo, una donna andava a spasso col cagnolino al guinzaglio, è arrivato un lupo, l'ha strappato il cane al guinzaglio, l'ha pure buttata a terra, che si è sorgata un polso, e è scappato via questo cane e buono sta secchio, no? Fatto certificato, appurato, dai carabinieri forestali e anche dai testimoni che non hanno fatto in tempo arrivare, ma hanno visto la scena, nel centro del paese, neanche la periferia, del paese. Può capitare, ma certo capita eccezionalmente, per fortuna, fino adesso, no? Però è chiaro che se io vado ad intervistare queste persone che hanno i cani da compagnia, che stanno nei grandi centri urbani, questi non avranno questo problema fino adesso, eh? Comincia a aumentare, ma ancora non è così, no? Pensate un po', uno che cerca nella compagnia, che passeggia in Belgio, cioè con 9 lupi, cioè voi ditemi quante possibilità ci sono, che gli portino via il cane, in tutto lo Stato. Noi abbiamo migliaia, è una cosa diversa. Ripeto, questo sondaggio è stato fatto su 10 paesi, poi i risultati sono stati messi assieme per portare a questo. Quindi si sono mischiati problemi grossi e problemi inesistenti per dare un unico risultato. Ma i cacciatori sono stati intervistati, sì. Ma quanti? Il 7%. Quelli che hanno problemi con i lupi, oltre ai pastori e così via, sono i cacciatori, no? Beh, la caccia, muore il cane per la lepre o per il cinghiale, quello che vuoi, arriva il lupo e te lo mangia perché i lupi mangiano i cani, no? Certo, se sei cacciatore e lasci libero un cane in una zona dove ci sono i lupi, te la cerchi. Cioè, lo sai che può capitare, il lupo fa il suo mestiere, ovviamente, no? Però fatto sta che in certe zone d'Italia
E ormai è un grosso problema con centinaia di cani uccisi, mangiati, eh? Ma anche i cagnolini a passeggio, a pochi metri dal padrone, al guinzaglio, ripeto, attaccati, no? Quindi la situazione è questa. Però hanno, ripeto, hanno sentito il parere solamente del 7%. Ma la cosa più forte è questa, che la maggior parte degli intervistati, di tutti questi 10.000 intervistati, di cui 1.000 in Italia, ha dichiarato di sapere poco o niente sullo status di grandi carnivori nell'Unione Europea, il 71%, non sanno poco o niente del comportamento di questi predatori, il 58%, e non sanno cosa fare in caso di incontro, no? Il 64%. Ovviamente, ma forse in Belgio, nei Paesi Bassi, uno non sa cosa fare, ma in Italia, visto che i lupi sono mai frequenti, o in Germania o in Francia, magari qualcuno sa cosa fare. Poi scappi, ti sassi, fai quello che vuoi, insomma, stai lì come un nebite, no? Anche questo non è esente dal rischio, perché ricordo che nel 2017 a Giavena una persona che andava a spasso col bassotto nella stradina, tranquillo, sono arrivati i lupi, il bassotto è rimasto ferito, è corso al padrone. Questo l'ha preso in braccio e i lupi hanno attaccato pure lui, pure la persona, gli ha strisciato i vestiti. E l'analisi del DNA fatta dall'ISPRA ha stabilito che erano due lupi puri, di quattro, e non quattro i lupi che hanno attaccato, ma due sono quelli che sono arrivati al contatto. Ed erano addirittura fratelli, lupi puri, eh? Quindi può capitare questa cosa. La cosa divertente è che questa gente ha dichiarato nel sondaggio che loro su cosa si documentano? Con i programmi televisivi, documentari, no? Tipo Gheo Gheo, no? Dove dicono che i lupi mangiano le carote, no? O cose del genere, sono tanto bellini. Attenzione, il lupo, l'orso e così via, devono esserci in natura, devono essere liberi, devono fare il loro lavoro, assolutamente. Però devono essere gestiti, se sono troppi, se fanno troppi danni o attaccano le persone, come vedremo dopo. Devono essere abbattuti, non catturati, abbattuti. Fatto previsto dall'articolo 16 della direttiva Habitat, non è vero, che non si possono abbattere. Ci vuole un'autorizzazione e dei requisiti, ma si può farlo come avviene in tutta l'Europa, dove ci sono i lupi. Comunque, fatto sta che questi guardano Gheo Gheo, guardano i cartoni animati, pensano che gli orsi siano come Yogi Bubu, no? Che rubano le torte, no? I lupi come il lupo dei lupi, se cattivi matti, no? Insomma, vivono, perché poi questi filmati, questi documentari, solitamente sono fatti da parchi, associazioni ambientaliste, e dicono quello che vogliono loro, perché voi avete mai visto un documentario su Mediaset o in Rai sull'antropofagia del lupo, che pure è documentata con montagne di documenti, no? Anche in Italia non troverete niente, no? Qui vi dicono quello che loro vogliono che passi, no? Ma perché questi ambientalisti, ma anche io sono mai andato a caccia, no? Mi piacciono gli animali, i lupi inclusi, no? Ma perché ci sono invece questi esagitati estremisti? Ci sono degli animalisti che sono da galera, no? Non tutti, ma una buona parte sono da galera, proprio a buttare via la chiave, no? Ma perché c'è questa difesa, soprattutto del lupo, no? Del lupo, del passero che è diminuito del 98% in Italia, che prima erano miliardi, non si vedono più in giro, non gli frega proprio niente a nessuno. Invece il lupo è una cosa che fa chic, no? Perché con il lupo e con l'orso alcuni si sono fatti un sacco di soldi, hanno fatto il bottino. Dal 1971, quando a oggi, dal 1971, da quando è stato protetto il lupo, no? In Italia, a oggi. Prima c'erano delle lire, poi sono arrivati gli euro, ma parlando di euro, insomma, con questo computo, in questo lasso di tempo, queste associazioni hanno preso i soldi pubblici, quanti? Oltre 60 milioni di euro, che sono circa 117 miliardi di lire. Tutto per fare questi continui studi, spesso assurdi, non so,
i lupi di questa provincia, quanti sono, cosa mangiano, cosa e dai soldi, no? Che vanno sempre i soliti noti, no? Poi magari in una provincia a fianco, quanti sono i lupi, cosa mangiano, è lo stesso branco che va avanti e indietro e così ti dà doppio la cifra, no? Quando sono gli stessi lupi che hanno il territorio a cavallo fra due province, ci sono cose assurde, no? Queste sono un gruppo di persone che fanno bottino tutto spiano e quindi è chiaro che sono a favore di studi su studi su studi e poi la gallina dalle uova d'oro non si deve abbattere perché loro ci guadagnano, no? E quindi protezione. Vi do qualche dato, però chiudo qui per questo aspetto, no? Statistico. Allora, secondo loro, questi qui dello studio, no? Il 66% delle persone ha questo forte desiderio di dare priorità alla conservazione della biodiversità dei grandi carnivori. Ma la biodiversità ci deve essere, ovvio, anche noi siamo d'accordo, no? Ma guardate, anche bestiame fa parte della biodiversità, forse sfugge la cosa. Ma anche il contadino fa parte della biodiversità, perché con i pascoli, per esempio, o togliendo o eliminando una parte dei boschi, la vegetazione che cresce è diversa da quella che si può trovare solo in un bosco. Quindi anche il pascolo, anche creato dall'uomo disboscando, dà l'ospitalità a parecchie specie di animali che nel bosco invece non potrebbero vivere, no? E quindi anche quell'ambiente, eh? E i grandi carnivori, ripeto, devono fare il loro mestiere, limitati, eh? Limitati, perché ripeto, se un lupo, il lupo insegna ai cuccioli cosa fare, se i lupi cominciano a predare bestiame insegnando ai loro cuccioli che quella è un'ottima cosa, e così via, così via, così via. Per cui è chiaro che se tu non poni rimedio, non blocchi, questo è un insegnamento che continuerà sempre, no? Perché sì, mangio gli animali selvatici, ma è più facile mangiarsi una pecora che un cinghiale che ti ammazza se va male. Che ammazza il lupo, no? Che hanno branchi magari di 50 cinghiali, che è che ci va lì ad attaccarli, ma neanche fosse un branco di 30 lupi, no? Poi questo sondaggio, pensate che addirittura il sondaggio dice che il 68% degli intervistati sostiene il rigoroso mantenimento dello status di protezione dei grandi carnivori, quindi devono essere protetti come è adesso, anche se non lo sarà per molto, credo. Il 65% degli agricoltori sostiene questa rigorosa protezione, no? Sempre secondo questi dello studio, eh? E pensate che addirittura secondo loro il 61% degli allevatori di pecore vuole che i lupi così siano protetti così come adesso, non deve cambiare niente. Ma voi ci credete a questa cosa? Pensate che un pastore, un allevatore di pecore, voglia che i lupi siano protetti così come oggi, quando quei lupi massacrano gli animali? Cioè, vedete animali ancora vivi, smembrati. Dico una cosa che magari a qualcuno è sfuggita. Anche gli asini, le pecore, i bovini, i cavalli soffrono, eh? Magari qualcuno è sfuggito. Vedete gli animali agonizzanti, ma che sono lì da ore a perdere sangue col dolore, perché arriva il lupo e trova 50 pecore, quello che è, le uccide tutte o le azzanna tutte, ne mangia una, ne mangiano una se sono 4-5. Gli altri stanno lì a morire lentamente. Il pastore ci vive, lui e la famiglia con quelle cose. Certo, gli esaltati diranno: ma dovete tenere i cani, ma vengono uccisi anche i cani, non sempre funziona perché i lupi sono intelligenti. Le reti, metti una rete 1,70 m, te la salta a piedi uniti, no? Le reti elettrificate, portale su al pascolo, alle spalle. Così come il mangime dei cani, porto, poi magari da dove c'è il pascolo, la terra, lo strato di terra è di 10 centimetri, i paletti non entrano, non entrano, per cui o la rete non sta su, oppure basta che il lupo lo spaventi e lo fa, perché
perché è una sua strategia, spaventa il bestiame dentro il recinto, che quello parte, butta giù la recinzione che non tiene perché non c'è terra, e quando sono fuori li uccide tutti. No? Tutti questi sistemi difensivi a volte funzionano, a volte no, ma non è automatico che funzionino sempre. Cioè, ci sono pastori che hanno 200 pecore e 10 cani, che mangiano, 10 cani da protezione. Non serve, è lavoro, non è un gioco. Per cui, come si faceva nel passato, i lupi devono essere limitati, limitati. Quando sono eccessivamente confidenti, eccessivamente predatori del bestiame, vanno abbattuti, come succede in tutto il mondo. Li seccano, li seccano. E dice il sondaggio che il 62% degli allevatori di pecore si sentirebbe più sicuro se sapesse come comportarsi con i grandi predatori. Ma voi pensate che gli allevatori di pecore in Italia non sappiano come potrebbero o come dovrebbero comportarsi? Cioè, questa è di un'ingenuità pazzesca. In Italia i lupi non si sono mai estinti, non siamo mica gli inglesi, non è che li hanno sterminati tutti. O i tedeschi o i francesi, e poi sono lì tornati dopo. Noi li abbiamo sempre avuti, come gli spagnoli, i greci, sappiamo cosa fanno. Addirittura il 63% dei proprietari di cani e il 64% dei cacciatori affermano di sentirsi al sicuro fuori con il proprio compagno, insomma, con chi vogliono. Quindi compagno cane, cane da compagnia, cagnolina intendo, o cane da caccia. Indipendentemente dalla fauna selvatica che vive nella loro zona. Quindi, ripeto, secondo questi, il 63% dei proprietari di cani si sentono tranquilli ad andare a passeggio col cane, a guinzaglio, dove ci sono i lupi, per esempio. E la stessa cosa il 64% dei cacciatori ritiene. Riterrebbe di sentirsi al sicuro andando a caccia con il cane da dove ci sono i lupi. Ma chi è l'incosciente che si sente al sicuro quando i lupi entrano, ormai sono nei dintorni delle case o dentro nelle strade dei paesi? Cioè, non è che c'è bisogno della montagna a caccia, ti togli il lupo fuori da casa o nel cortile di casa o sul pianerottolo di casa, eh? Sul pianerottolo, che ti inseguono i caprioli fin dentro il giardino. Quindi, i gatti, no? Nessuno parla dei gatti, cioè in certe zone dove c'hanno le colonie feline non ci sono più felini. Prima si sono mangiati i gatti, poi il mangime che la gente portava per i gatti. Insomma, questo sondaggio scopre la cosa incredibile, ossia che gli italiani sono quelli che sostengono di più questa protezione del lupo, no? Il 77%. Ma perché? Perché è gente che è stata imbevuta di fandonie, fin da Yogi Bubu, no? E non legge, non studia, non legge niente, non conosce la storia, non sa invece com'era la situazione prima che ci fosse questa assurdità del buonismo degli animali, no? Adesso, questa è la parte del sondaggio, vi do qualche dato in più. Una delle cose che dicono, per esempio, dicono: il lupo è un animale difficilissimo da vedere, no? Elusivo, dico, elusivo. Voi provate a guardare quanti filmati ci sono di lupi che addirittura di giorno dentro i paesi, di giorno, in mezzo alle macchine, sulla strada, sui marciapiedi, vanno in giro. Ecco, quelli secondo questa gente sono elusivi, che non si riesce a vedere. Per fortuna che ormai tanti hanno il telefonino, tutti, e possono filmare. Dicono che il lupo non attacca i cani a fesseria micidiale. Ma guardate, cioè, anche prima si parlava della lince, no? La lince è vero che non è un lupo, no? Verso l'uomo non ha questa aggressività. E non è neanche un orso, perché l'orso, l'aggressività ce l'ha, uccide anche in Italia.
Ma non è vero che la lince non attacca mai nessuno, ci sono molti casi documentati di lupi che hanno attaccato le persone, no? Anche con attacchi predatori, come è avvenuto nel BRS nel 1819, è stata battuta alla fine, si parla di una decina di vittime. Sembra strano, ma negli archivi storici c'è tutto, solo che non li va a vedere nessuno. Poi questi animalisti e gli ambientalisti fanno girare queste menzogne, no? Per esempio, no, quelli che attaccano sono i lupi, gli ibridi, no? Cane e lupo sono la stessa specie, però vedi che vengono detti ibridi il frutto di questo accoppiamento, ma ripeto, la specie è una sola, Canis lupus, anche il cane è Canis lupus familiari, è un lupo, no? Ammansito, domesticato. Dicono che gli ibridi, quindi i cani che si sono accoppiati in natura, no? Cani randagi con lupi, i loro cuccioli sarebbero più pericolosi. E non è vero, è un'invenzione, no? Perché se crescono in seno al branco dei lupi, gli stessi lupi insegnano come comportarsi, hanno l'esempio, no? Dei genitori, no? Mentre invece se uno prende un ibrido, un cucciolo fra cane e lupo lo porta a casa dove non c'è l'insegnamento del branco, ecco, in quel caso possono essere abbastanza pericolosi. Poi, quando ci sono gli attacchi, immediatamente tutto questo meccanismo, perché è un meccanismo, con tutti quei soldi hanno un apparato menzognero, no? Che lavora a tempo pieno. Appena capita qualcosa, dicono, ah, ma è stato un cane lupo cecoslovacco, ma solamente una persona che non ha esperienza potrebbe confondere un cane lupo cecoslovacco con un lupo. Guardate che c'è veramente differenza, eh? Capita che ne sfuggano perché ci sono invasati, continuano a prendere questi cani, poi non sanno gestirli, lasciando andare in giro, no? Ma non è che siano poi tanti, tanti. E comunque, loro dicono questo per dire che è sempre il solito cane lupo cecoslovacco, il solito ibrido, perché il lupo è un santo che si nutre di carciofi, sembra, no? E questa storia è inventata e sana pianta. I lupi hanno sempre predato, hanno sempre predato. E sempre c'è stato. Io quando vi dico predato, per esempio, la più grande menzogna, no? È quella della favola di Cappuccetto Rosso. Cioè, dico, ah, ma credi la favola di Cappuccetto Rosso? Ma cari signori, la storia di Cappuccetto Rosso è storia. E Charles Perrault scrisse la novella Cappuccetto Rosso dopo l'uccisione di Marie Migné, una undicenne, a 25 km a nord-ovest di Parigi. C'è l'atto di morte di Cappuccetto Rosso. Charles Perrault viveva a Parigi, infatti conosceva il delfino di Francia, che era il figlio del re, che tutta la vita è andato a caccia, e questo gli raccontava tutto. Lui però non andava a caccia ai lupi, ma questo invece era specializzato nell'uccidere lupi per cercare di frenare una situazione disastrosa, in Francia. In Francia, ogni anno, fra il XVI e il XVIII secolo, venivano uccise fra le 100 e le 500 persone all'anno dai lupi. Così vi ho dato un dato. È tutto negli archivi storici. Fatto sta che allora ha scritto questo Cappuccetto Rosso, che quando dice delle cose, Cappuccetto Rosso, no, è solamente usato per insegnare, sono metafore, non è affatto vero, non è affatto vero, lui racconta effettivamente come vanno le cose, tanto che nel Cappuccetto Rosso di Perrault è Marie Migné, di fatto, Cappuccetto Rosso, finisce mangiata, punto, fine. E nel Cappuccetto Rosso dei fratelli Grimm, due secoli dopo, che invece arriva il cacciatore, tira fuori la pancia, bella viva lei, la nonna, e tutto finisce tra la luce e vino. Ma perché in Germania, due secoli dopo, i lupi non c'erano più, non avevo neanche ricordo, no? Mentre invece nel XVII secolo
La situazione era ben diversa, no? Guardate, vi dico, ecco, vi faccio vedere l'atto di morte di Capuccetto Rosso. È quello che nell'archivio storico, allora, ve lo leggo. Oggi, 3 del mese di febbraio 1693, nel cimitero di questa parrocchia è stata sepolta una parte della testa di Marie Migné, che fu ritrovata nei boschi di Marcoussis, dove fu divorata dai lupi nel tenere le mucche il primo giorno del suddetto mese all'età di 11 anni, o approssimativamente, quindi di circa 11 anni, figlia legittima di Jean Migné e della defunta Claude Rolland. Da me sottoscritto, quindi questo è il parroco che scrive. Da me sottoscritto, parroco di questa detta parrocchia di Saint-Jean de Beauregard, alla presenza di Jean Migné, suo padre, André Leduc e Jacques Andrave, che ha dichiarato di non sapersi rimare. Questo è l'atto di morte di Capuccetto Rosso. E come Capuccetto Rosso, questa ragazza sventurata, ce n'era un sacco tutti gli anni, a centinaia ogni anno, no? Per cui ha inventato dell'aria fritta. Però, perché ha solamente testimoniato in una novella quello che veramente accadeva. Quindi non è affatto una favola. E se volete dei dati, stiamo rimanendo nello stesso secolo di Capuccetto Rosso, che è il XVII secolo, nel 1693, se non mi ricordo bene, che è stata uccisa, cioè Marie Migné. Se rimaniamo quindi sempre nel XVII secolo, vi faccio vedere in Italia, così capite. Anzi, ancora prima, ancora prima. Ma queste cose capitarono nel Medioevo, nel periodo romano, tu, ci sono tutti gli atti. Pensate che nel periodo 1523-1530, no? In questi pochi anni, dal 1523 al 1530, nella zona di Pavia, gli attacchi dei lupi fecero oltre 800 vittime. 800 vittime solo nella zona di Pavia in quegli anni. Me lo sto inventando io, direte. No, è la lettera del cancelliere comunale Simone del Pozzo, che in archivio vigevano. Sempre in quel secolo, quindi nel XVI secolo, Jacopo Strazzolini, in Friuli, che faceva parte allora della Repubblica di Venezia, scrive, anzi, è un atto pubblico, lì rapaci lupi, i rapaci, gli aggressivi, no? I lupi, ammazzarono, divorarono e a morte ferirono più di 300 creature senza riguardo a età e a sesso. Questo solo nel triennio dal 1597-99. Addirittura vedevano i bestiami, passavano in mezzo, ma sono abituati alla carne umana, no, non attaccavano i bestiami, attaccavano i bambini soprattutto. Ed era così ovunque. In Francia, negli archivi comunali storici, c'è il documento del comune di Toulouse, 7 gennaio 1606, è nata Garonne, che dice che l'anno precedente, in quella zona, vi ho detto, le vittime furono 500. 500. Per cui, quando si dice che non è vero che i lupi mangiavano le persone, i bambini, soprattutto perché c'era la fame, venivano mandati i bambini a curare il bestiame in luoghi ostili, no? Era una piaga terrificante. Ora, il lupo di quei tempi è lo stesso lupo che c'è adesso. Cioè, quando è stata fatta questa enorme strage nel XIX secolo, fa veleno, stecnina, fucilate e tutto, si è fatto un reset praticamente, hanno sterminato i lupi, quindi anche quelli che si trasmettevano il gusto della carne umana hanno fatto tabula rasa. Ed è cessato, ma il lupo è sempre quello, non è una specie diversa di lupo. Quindi, dandogli corda,
non facendolo impaurire, se non capisce che deve avere timore delle persone, il lupo torna ad essere, perché gli esseri umani sono sempre stati fare prendere i lupi in tutto il mondo, eh? Giappone, Corea, dove volete, Africa, ci sono i lupi anche in Africa, paesi arabi, eh? Ovunque ci sia il lupo c'è il timore del lupo, magari un motivo ci sarà. Cosa fanno queste? Tutte queste cose che sono storie, migliaia, migliaia, migliaia di casi, in ogni stato, decine di migliaia di casi nell'arco di secoli, in ogni stato, vi fa capire che le cose che vi dicono, sono false, non so, gli animalisti soprattutto, ma un po' tutti. Prima dicevano che i lupi non avevano ucciso, mai attaccato nessuno, mai, neanche nella preistoria, pensate un po'. Mai. Poi, anche io, qualcosa ho scritto, qualcosa ho documentato, hanno cominciato a dire, ma da 200 anni che non attaccano, poi 150 anni, poi io continuavo e così altri. E alla fine adesso dicono che da qualche decennio che non attacca le persone, che è una storia, anche quella è una menzogna. Perché per quanto riguarda l'uccisione di persone, in Italia l'ultima persona, un uomo, è stato ucciso nel 1923, nel Mugello, morto all'ospedale di Marradi, ferito da un portato di me morto. In Varceno, nel Palmese, 1911, uno che andava col carretto, non attaccato, ha mangiato due a cavallo. Casi del genere vengono fuori un sacco una sporta. E quindi queste sono uccisioni, ma gli attacchi non è vero che non attaccano, perché la lupa di Vasto nel 2022-23, che è totalmente selvatica, non è che gli desse a mangiare, che era stata allevata, no, totalmente selvatica, ha attaccato 15 volte in 12 mesi le persone, anche gruppi, persone insieme, eh? Li ha attaccati 15 volte e ha mandato 13 persone all'ospedale in 12 mesi, inclusi i bambini che ha tentato di portarsi via, che sono stati trattenuti dai genitori per gambe, i bambini di 4 anni, in spiaggia, di giorno, sulla spiaggia di Vasto. Quindi gli attacchi, perché questi sono attacchi, anche se sono finiti all'ospedale, avvengono ancora adesso. Quindi questa è un'altra menzogna che vi dicono. Più passa il tempo, più il lupo, e meno il lupo fa paura alle persone, ormai sono vari livelli che sono stati superati, ci stiamo avvicinando pericolosamente, perché per un lupo, noi siamo comunque carne, no? Senza contare che poi quando dicono, ah ma il lupo, ma sapete l'ultima vittima in Europa? In Europa, perché in India anche adesso si mangia i bambini, o in Asia centrale, anche gli adulti. Anche un poliziotto che è sceso a cavallo, quattro lupi sono arrivati, hanno preso la sprovvista e l'hanno ucciso e mangiato. Un poliziotto, un cavallo, questo nel Caucaso. Tanti dicono, è da 150 anni che in tutta Europa il lupo non attacca l'uomo, no? A parte farlo non è vero, perché il 1923 magari è un po' più vicino, ma le ultime vittime sono del 1974. 49 anni fa in Spagna, una lupa che predava i bambini, poi l'hanno presa, l'hanno uccisa ed era una lupa. E ha ucciso, ne ha feriti diversi, e ha ucciso due bambini, uno di 3 anni, José Balvis, e l'altro José Martínez Pérez, di 11 mesi. L'hanno presa ed era una lupa, non c'è niente da fare in Spagna. Quindi 49 anni fa. Altri 150 anni fa. Cosa dico? Poi qua fa poco da chiudere, perché sennò alla fine ci suicidiamo tutti. Loro dicono, per esempio, che sono i cani di randagio che attaccano il bestiame, capito? Dicono ci sono 700.000 cani vaganti di randagio in Italia, che è una menzogna pura, perché quella è una cifra estrapolata. E il Ministero della Sanità aveva chiesto alle regioni e alcune province di dire quanti cani supponevano ci fossero, dare una stima, e hanno risposto solamente in 8 fra province e regioni. Qualcuno, furbo, Tavolino, ha moltiplicato
questa cifra, no? Facendo i suoi ragionamenti, ha detto saranno 700.000, ma non ci sono 700.000 cani randagi o vaganti o insoldatiti in Italia. Si sarebbero mangiati tutte le pecore, tutti i bovini, tutti i cervi, tutti i cinghiali d'Italia. È inventato, non esiste. Come quelli che dicono che in Italia i cani, per esempio, sono molto più pericolosi, dicono, dei lupi, che ci sono 70.000 attacchi all'anno, no? Ma dove? Ma dove? Il dato dei 70.000 cani, dei 70.000 attacchi, si riferisce agli Stati Uniti ed è stato uno studio di 10 anni che ha stabilito che appunto negli Stati Uniti in 10 anni erano state morsicate circa 69.000 persone, esattamente. Ma dai cani di casa, quello che prende il cane che non sa gestire, il cane che dorme e tira la coda, il bambino che dà fastidio al cane, soprattutto cani casalinghi che mordevano, in qualche modo, però è sempre un attacco, no? Che mordevano i padroni. Ma riguardava gli Stati Uniti, non c'entra niente l'Italia, ma loro hanno colto la palla al balzo. Per dire questa assurdità che viene riportata dai giornali perché tanti o sono ignoranti, giornalisti, oppure non gli frega niente, oppure sono papeciccia con questa gente qui, e vi danno informazioni false, quando poi se si va a controllare è proprio così. Noi per i dati, sto facendo scorrere intanto, fate un conto, allora. La lupa di Vasto nel 2003, praticamente in un anno, ha ferito 13 persone, no? E i lupi sono 3.307 stimati, no? 3.307 lupi, con l'anno scorso 13 persone ferite, ricoverate in ospedale. E i lupi quindi sono meno aggressivi dei cani. Ma sì, dei cani. Ma i cani in Italia, solo quelli registrati, sono 13 milioni, non sono 3.307. Quindi se voi fate un quattro conti, vedete che in realtà i lupi attaccano più dei cani, perché i lupi sono 3.307 e i cani registrati, ripeto, non quelli che non hanno il microchip, ne sono un sacco, sono 13 milioni. Quindi giocano anche su questo fatto. Scusatemi, io ci tengo i cani sono con noi da sempre, sono i migliori amici, non mi va che quattro idioti cerchino di far passare il cane come chissà che cosa quando è stato amico nostro per 20.000 anni, 30.000 anni. Quindi mi dà fastidio come appassionato di cani, è proprietario di cani da canile, fra l'altro. Pensate che avevo controllato questa storia, no? Dei 70.000 casi ogni anno, no? Di cani che attaccano le persone. Beh, l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani ha dichiarato poi ufficialmente che in Italia non esiste una epidemiologia ufficiale sistematica delle morsicature e delle aggressioni canine, né ai danni delle persone né di altri cani. Qui non ci sono dati, non i 70.000, non ce n'è. Non ce n'è. Quindi ripeto, questi si sono presi questo studio che l'aveva fatto l'Harvard Medical School negli Stati Uniti, che diceva appunto che dal 2009 al 2018, in questo lasso di tempo, c'erano state queste aggressioni casalinghe, comprese le casalinghe, no? Del cagnetto bastardino che morde tutto spiano. Per cui si sono inventati un sacco di cose. Quindi io, e voglio chiudere qui la cosa, vi dico che dai sondaggi, anzi vi dico l'ultima cosa, così capite, quando dicevo che il lupo in Italia, l'Italia è il paese con più lupi, è vero, pensate che l'Italia da sola, ha più lupi, sommandoli, ha più lupi di Svizzera, Portogallo, Francia, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Slovenia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia. Tutti messi insieme non hanno il nostro numero di lupi. E poi dicono, ma il lupo non può crescere come popolazione oltre un certo numero.
Sì, vabbè, ma guardate che bello alto questo numero, eh? Cioè, è un numero che sono decine di migliaia di lupi in Italia, perché più se, ai lupi interessa avere un minimo di copertura dove riprodursi, nascondersi, può essere la gorrena di un fiume, il campo di mais, quello che volete, dove nascondersi. Ma se ha tanto da mangiare, non ha bisogno del territorio inventato 200, 300, 500 km quadrati, no. Perché se c'è tanto a mangiare, pensate ai nutrie nel nord Italia, che sono milioni, no? Fra nutrie, cinghiali, cervi e milioni di pecore, di capre, di bovini, con un minimo di copertura e tanto cibo, loro non hanno bisogno di un territorio molto grande, tanto che si è arrivati, così vi do un dato, a territori con 5 lupi di soli 52 km quadrati, no? 7 km per 7, per farvi capire, 5 lupi, no? O a 33 km quadrati, o addirittura a 30 km quadrati, branco di lupi, eh? O famiglia, dite come volete, no? 30 km quadrati, 5 km per 6, quindi in un territorio spacciato di 500 km per branco, in realtà i branchi che ci stanno sono almeno 10, no? E ognuno ha un certo numero. Vi do l'ultimo dato così rimanete basiti, no? Allora, sapete che interamente nella zona di Belluno si stimavano 5-6 branchi di lupi 3 anni fa. Adesso sono, dico 3 anni dopo, sono stimati fra i 17 e i 18 branchi, interamente. Nel Bellunese, i lupi stimati dalla polizia provinciale, dagli studi che hanno fatto, sono fra gli 80 e i 150 esemplari, no? Nel Bellunese. Bene, l'intera provincia di Belluno è grande, è 3 volte più piccola del parco di Yellowstone, che è un posto selvaggio, meraviglioso, un sacco di lupi, un sacco fino a un certo punto, e ci arriviamo. E dove? Non ci sono allevatori, nel parco di Yellowstone non ci sono, è vietato allevare bestiame, quindi non ci sono neanche questi problemi. Però nella provincia di Belluno, nella provincia, vivono circa 200.000 persone, no? Nel parco di Yellowstone ne vivono 1.023, 1.023, e il parco di Yellowstone è quasi 9.000 km quadrati. La provincia di Belluno 3.000 qualcosa. Bene, nel parco di Yellowstone i lupi, l'ultimo sondaggio 1923, i lupi sono 108. 108 in un'area spopolata, piena di selvaggina, di montagne, 3 volte più grande della provincia di Belluno, dove però ci sono 200.000 persone e fra gli 80 e i 150 lupi. Magari qualcosa bisogna cominciare a fare, penso, perché finché avranno il cibo, e l'avranno sempre, anzi speriamo che l'abbiamo sempre, se non tornano alle vecchie abitudini, sarà un problema. E adesso che vi ho rovinato la giornata, vi auguro buon dì. Ciao.